Tutte le animazioni sono state fatte con Adobe Flash e consistono in brevi GIF animate. Questa fu la mia prima esperienza come animatore. Come ho detto all'inizio del video, non posso vantarmi assolutamente di essere un buon disegnatore, ma a parte alcune scene, mi reputo soddisfatto del risultato complessivo. Perché, onestamente, quanto è figa questa scena? E questa scena? Per non parlare di questa. Mi piacciono i cartoni! In alcune scene ho dovuto ridisegnare i personaggi di Cuphead, ricalcandoli dalle sprite originali e appiccicandoli sui background. Avrete notato che quasi tutti i boss di Cuphead non sono animati. Ad esempio, solo Goopy Grande è animato, perché gli altri no? All'epoca non trovai tutte le animazioni dei boss in formato GIF, dato che il gioco era stato pubblicato da pochi mesi. Per evitare di lasciarli fermi sulla scena, applicai un movimento alle sprite adoperando Pancrop. Pancrop è semplicemente l'opzione di Sony Vegas per zoomare e ruotare le foto caricate sul programma. Solitamente mi limito a semplici zoom in e zoom out, ma per i boss era necessario uno straccio di movimento, quindi con un piccolo gioco di zoom e rotazioni, i boss hanno finalmente preso vita. Durante lo sviluppo cominciarono a manifestarsi una moltitudine di problemi legati al programma che impiegai per le animazioni. Sarà che la versione di Adobe Flash che ho utilizzato per il video risaliva al 2004, ma durante il montaggio alcune animazioni cominciarono a buggarsi, obbligandomi a risistemarle su Flash. Per evitare le peggiori disgrazie, feci numerosi backup su chiavette, dischi rigidi e quant'altro, lottando contro il tempo per salvare le animazioni. Se ricordate nel video, quando Jim esplora lo studio di animazione, troverà nella sala degli strumenti musicali un disco da 78 giri di Ferdinand Joseph Lamoth, in arte Jelly Roll Morton. Perché proprio lui? Per il video avevo bisogno di una colonna sonora che si adattasse all'atmosfera. Cercai su YouTube delle tracce libere da copyright, ma non trovai granché. Così decisi che avrei utilizzato una traccia jazz originale dell'epoca, opportunamente editata per il video. La traccia in sé non ha nulla di terrificante, è un semplice pezzo in pianoforte, ma è bastato solo il nome per farmi dire: è lei quella giusta. Creepy feeling, ossia sensazione inquietante. Il perché l'autore l'abbia chiamata così è un mistero. Non ve la farò sentire per evitare problemi di copyright, ma la potete trovare facilmente su YouTube. Nella scena del pianoforte posseduto, ho creato un'edizione stonata della melodia sovrapponendo due tracce uguali ma con pitch differenti, mentre per la versione di background ho realizzato una versione alternativa della stessa traccia, abbassandone il pitch, rallentandone il tempo e applicando un riverbero, così da ottenere una traccia dark ambient. Per le trasformazioni di Toby, invece, ho semplicemente battuto dei tasti a caso sul pianoforte, mettendo in sottofondo delle versioni a rovescio della melodia di Morton. In totale, ho impiegato per il video ben 10 versioni differenti di Creepy Feeling. Spinto dalla curiosità, mi procurai un vinile originale, ma il mio giradischi non va coi 78 giri, e finché non comprerò un giradischi adatto, la potrò sentire solo così. Una cosa è certa. Jelly Roll Morton non avrebbe mai potuto immaginare che una sua traccia sarebbe stata usata per una creepypasta, su questo possiamo esserne certi. Come ogni opera, anche The Curse of Imagination presenta dei problemi. Problemi che, sapendo prima, avrei voluto tantissimo evitare. Quello più grande, l'elefante nella stanza, è l'accidentale somiglianza con la trama di Bendian the Ink Machine. Io Bendian the Ink Machine non l'ho mai giocato, e quando realizzai il video non sapevo nulla della trama. Tornassi indietro, forse avrei dovuto dare una sbirciatina su Wikipedia, ma all'epoca non volli farlo perché, beh, sapete già i motivi. Mi avrebbe fatto troppo male. E purtroppo ne ho pagato le conseguenze, portando il pubblico a sospettare di aver deliberatamente scopiazzato Bendy. Ad esempio, la Deepwell Studios può essere paragonata alla Joy Drew Studios di Bendy. Entrambe le compagnie erano proiettate verso il fallimento, ed entrambe erano guidate da direttori ambiziosi visionari. Correggetemi se sbaglio.
Le sembianze di Bandy sono state di ispirazione per il restyle indittobile del 2018 e nonostante ne abbia inserito alcuni riferimenti nella storia, tipo la tonalità in seppia dello studio della Deep Well, tutte le altre somiglianze sono puramente accidentali e vi posso giurare che non era mia intenzione copiare i contenuti del gioco di The Midley. Per me fu molto difficile scrivere una storia senza che vi siano delle affinità col gioco, poiché Bandy fa uso di pressoché tutti gli espedienti narrativi dell'orrore. Qualunque storia horror avessi voluto scrivere, che avesse a che fare coi cartoni animati degli anni 30 e l'industria dell'animazione, avrebbe avuto comunque delle affinità con la trama del famigerato Bandy. Per voi che avete apprezzato la mia creepypasta, queste similitudini sembreranno dei semplici omaggi, ma per me sono dei macigni e il loro peso influisce sulla storia e soprattutto su di me come creatore di creepypasta. Comunque, se proprio volete, potete considerare Toby il cugino lovecraftiano di Bandy. Come mai Toby è marchiato da un punto interrogativo? Per chi mi conoscesse dalle origini, si ricorderà che quasi tutti i miei progetti artistici, specialmente quelli pubblicati sul canale Simposio del Male, sono caratterizzati dalla presenza di punti interrogativi. Nella creepypasta uno dei motivi del fallimento della Deep Well fu dovuto allo scarso apprezzamento del personaggio. I personaggi di cartoni animati all'epoca erano tutti riconducibili ad animali o esseri umani caricaturizzati. Mentre Toby è una creatura di una specie sconosciuta non appartenente a questa terra, e il punto interrogativo credo lo rappresenti al meglio. Vi siete chiesti come mai Toby possiede 5 dita, quando di solito i personaggi di cartoons ne possiedono 4? Nei personaggi in stile Inkblot e Rubber Hose, una mano con 5 dita sembrava un casco di banane, e per risolvere questo difetto estetico, Walt Disney decise di tagliare via un dito, semplificando di conseguenza il lavoro agli animatori. Tuttavia, questa regola non fu adottata dagli animatori e fumettisti giapponesi, e personaggi spiccatamente cartuneschi come Sonic o Astro Boy hanno 5 dita per mano. In Giappone è usanza delle associazioni malavitose come gli Yakuza mozzare un dito ai propri membri in segno di fedeltà. Onde evitare che i personaggi di cartoni animati e dei prodotti occidentali vengano associati alla mafia giapponese, alcune case di produzione preparavano un personaggio dotato di 5 dita per il pubblico nipponico. L'aver dotato Toby di 5 dita fu per mio desiderio di rompere la tradizione delle 4 dita, e la mia scelta non ha nulla a che fare con le questioni culturali giapponesi. Se avete guardato attentamente il video, avrete notato che a un elemento verrà data una certa enfasi: il caffè espresso. L'ossessione del protagonista per questa bevanda è palese. Ho scelto il caffè per omaggiare non solo i protagonisti di Cuphead, ma anche il cinema di David Lynch, dove questa bevanda è onnipresente nei suoi film e serie TV. Gli esperti avranno sicuramente notato delle similitudini con materiale originale della Disney. Il poster di The Curse of Imagination è lo stesso di un cortometraggio di Topolino. Anche gli schizzi sui fogli sono dei richiami e dei concept art della nota mascotte Disney. Nella scena del limbo, Toby fischietterà un motivetto già sentito in Steamboat Willie, noto cortometraggio di Topolino degli anni 20. Inizialmente la Deep Well Studios doveva chiamarsi Deep Hole Studios. Decisi però di cambiarlo, anche perché all'orecchio Deep Well mi piaceva di più. Questo però non è l'unico elemento che fu sostituito durante lo sviluppo. Prima del fallimento della Deep Well, era previsto che Anthony Renro venisse arrestato per traffico di droga. Doveva essere un riferimento allo scandalo di John DeLorean, arrestato dall'FBI nel 1982 per aver tentato di vendere un quintale di cocaina, con lo scopo di salvare la sua compagnia dal fallimento. Decisi di eliminare la vicenda dell'arresto dalla creepypasta, poiché è del tutto inutile allo svolgimento della trama. Se avete visto la prima parte della versione inglese della creepypasta, avrete sicuramente notato alcuni cambiamenti.
Con questa versione, il mio scopo era di eliminare tutte le similitudini con la storia di Bendy and Ink Machine, costringendomi a stravolgere l'intera trama di The Curse of Imagination. La Deepwell Studios non era più una società, ma una piccola compagnia fondata in segreto all'interno di una villa. Anthony Renorov non era più un uomo sulla quarantina, ma un giovane di 20 anni. Sostituì le tonalità giallastre e marroncine con toni più freddi tendenti all'azzurro e al grigio. Non terminai più questa versione sia per lo scarso interesse del pubblico estero, sia per la consapevolezza di non essere pronto a narrare in un'altra lingua, nonostante il mio inglese sia piuttosto fluente. In una delle ultime scene animate, i volti di Betty Boop, di Flip la rana, di Bosco e di Foxy la volpe emergeranno dai tentacoli di Toby, cantando in simultanea. Jim tenterà di liberarli e prima di venire fagocitato si rassegnerà al fatto che anche lui, come loro, diverrà parte di Toby. Come mai Toby ha assimilato quei personaggi? E perché proprio loro? L'idea dell'assimilazione mi è venuta giocando a Prototype. Alex Mercer, il protagonista e l'antieroe del gioco, ha il potere di assorbire le persone, assimilandone le apparenze, le memorie e le abilità. Durante la scrittura decisi di aggiungere questo elemento fra i poteri di Toby, al fine di rendere il personaggio ancora più terrificante. In origine volevo creare una scena animata in cui tutti, e ripeto, tutti i volti dei personaggi di cartoni animati in bianco e nero emergevano dai tentacoli e cantavano simultaneamente, come nella scena dei boss di Cuphead. Provate ad immaginare un mastodontico caos di melodie e canti stonati, accompagnato dai battiti cacofonici e violenti di un pianoforte impazzito. Semplicemente fantastico. Alla fine decisi di limitare la scelta a 4 personaggi per problemi di tempo, decisione di cui mi pentì con gli anni. Per rendere la scena ancora più inquietante, feci cantare ai personaggi le loro canzoni, estrapolate direttamente dagli episodi originali. Durante la realizzazione della creepypasta feci il pieno di cartoni in bianco e nero, ma questi non furono la mia unica fonte di ispirazione. Tra i franchise a cui mi sono ispirato potrei citare Helsing, manga horror di Kōta Hirano, e la saga di The Darkness, serie di fumetti realizzata dalla Top Cow. Come Toby, anche la Tenebra, entità oscura e puramente maligna, vive in simbiosi con un umano. Con la differenza che la Tenebra la si potrà ottenere per successione ereditaria, donando all'ospite poteri incredibili che si attiveranno solo nell'oscurità. Un'altra opera che mi è stata utile per immergermi nell'atmosfera fu la serie Pime Frenzy di Al Columbia, striscia fumetti che si ispirano alle illustrazioni degli anni 30 e 40, ma in chiave orrorifica e disturbante. Sembrano una versione oscura e violenta del cortometraggio Somewhere in Dreamland di Max Fleischer, dove i protagonisti delle vignette, due poveri fratellini senza famiglia, dovranno fronteggiare situazioni raccapriccianti e terrificanti, fuggendo da mostri serial killer psicopatici. Altra striscia di fumetti che ho apprezzato molto fu Il Congresso degli Animali di Jim Woodring. A differenza di Pime Frenzy, Il Congresso degli Animali non è inquietante, ma è caratterizzato da uno stile onirico e surreale. Le vignette seguiranno le avventure di Frank, un buffo personaggio dalle sembianze di un castoro antropomorfo, che piomberà in luoghi fantastici, tra creature bizzarre e visioni psichedeliche. Un ultimo fumetto che vi consiglierei di leggere è il volume Chiodo Torto l'Uomo Storto, di Dario Sicchio e Lorenzo Magalotti. Il fumetto racconta le vicende di Anthony Scalia, detto Chiodo Torto. Appena uscito di prigione, dei criminali gli tenderanno un agguato, a causa di vecchi debiti mai saldati. L'uomo si ritroverà così a fronteggiare i malavitosi più potenti della città, sotto la guida di Testa Calda, un sinistro personaggio cartonesco che, coi suoi preziosi consigli, guiderà Anthony nel compimento della sua vendetta. Altro materiale che mi tornò utile durante la realizzazione furono le opere di Macbeth, illustratore e animatore francese noto per i suoi videoclip musicali in collaborazione con i The Dead Pirates. Macbeth è specializzato in cortometraggi che uniscono lo stile dei cartoni animati degli anni 30 come Betty Boop e Merry Melodies con elementi della cultura pop, bicchieri di whisky che barcollano ubriachi, fantasmi, casette e tamburi che danzano ritmo di musica rock e garage punk. Ogni videoclip è un trionfo al talento artistico e alla creatività, strizzando l'occhio al passato glorioso dell'animazione. A proposito di videoclip,
vorrei consigliarvi la visione di The Story of O.J., traccia hip hop del cantante afroamericano Jay-Z. Principale caratteristica del videoclip è lo stile cartoon in bianco e nero che richiama in maniera pesante gli stereotipi razzisti tipici dei prodotti animati dell'epoca, citando indirettamente i famigerati Censored Eleven, gli 11 cartoni animati che alla fine degli anni 60, in seguito alle svariate accuse di razzismo, furono ritirati e censurati dalla United Artists. Ultimo videoclip che vorrei consigliarvi è Are You Lost in the World Like Me? Di Moby e The Void Pacific Choir. Il video, animato da Steve Katz, è una denuncia verso l'ossessione delle persone per gli smartphone, per i social network e le piattaforme streaming, ritraendo una realtà non troppo distopica in cui l'egocentrismo, la brama di fama e la ricerca di attenzione sono più importanti dell'altruismo, della compassione e di tutto ciò che ci rende umani. Ora conoscete tutti il retroscena di The Curse of Imagination. Conoscete la sua storia, i suoi personaggi, ma soprattutto, ora conoscete le vere origini di Toby. Tuttavia, quello che sapete su Toby in quanto divinità lovecraftiana fa parte solo dell'universo di The Curse of Imagination. In origine Toby era stato creato con lo scopo di farlo calzare in un contesto specifico, ossia quello dei vecchi cartoons. Col tempo mi sono reso conto che questo è un microcosmo, un universo limitante, nel corso degli anni ha cominciato a stargli stretto. La mia idea sarebbe quella di strappare via Toby da questo universo ed infilarlo in un altro molto più grande e complesso, a cui sto lavorando. Durante la pandemia del 2020, fra contagi, autocertificazioni e ipocondria generale, fummo costretti a stare chiusi in casa. Durante quel maledetto periodo di reclusione, pensai come riutilizzare il mio vecchio Toby per qualcosa di nuovo. Ricordai che nel 2014 avevo pensato di creare un platformer in 3D con protagonista Toby, e per fare ciò, era necessario che sapessi creare dei modelli tridimensionali. Mi procurai l'ultima versione di Blender e provai a studiarmi l'interfaccia, ma il sogno di vedere Toby come protagonista di un gioco è ancora molto, molto lontano. Così ho preso una decisione. Tutte le idee che ho sviluppato per quel videogioco confluiranno in un romanzo. Ho la mente che trabocca di idee, di progetti fantastici e credetemi, se ne avessi la possibilità, ve li farei vedere tutti. Sto morendo dalla voglia di mostrarvi cosa mi piacerebbe creare con Toby. E nonostante siano passati quasi 10 anni dalla sua nascita, questo esserino coi tentacoli ha ancora tantissime storie da raccontare. Siamo giunti alla fine. Prima di concludere però vorrei fare dei ringraziamenti speciali. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per aver visto il video e per il prezioso supporto che mi date. Un ringraziamento speciale va ai canali di Creepypasta che hanno condiviso il video col loro pubblico, aiutandomi a donargli visibilità. Infine ringrazio tutti i patron che mi hanno sostenuto in questi ultimi anni. Il fascino cartunesco lovecraftiano di Toby ha catturato il cuore di numerosi artisti e nel corso del tempo mi sono arrivati un sacco di stupendi fanart. Dedicherò questo minuto per mostrarveli, è il minimo che potessi fare per ringraziare questi artisti dei loro bellissimi disegni. Se non lo avete fatto, iscrivetevi, commentate e mettetemi un bel like. Inoltre, condividendo il video, mi aiuterete a far conoscere ad altre persone il frutto delle mie fatiche. Potete seguirmi anche su Instagram, mentre su DeviantArt troverete più disparati disegni e concept art.
Amate Toby? Allora date un'occhiata al mio negozio su Spreadshirt. Troverete svariati articoli personalizzati. Abbigliamento, tazze, spille, poster, portapranzo e fantastici lanciafiamme. Il lanciafiamme! No, tranquilli, quelli non ci sono. Spreadshirt non è una compagnia noiosa. Comunque, se vi interessa qualcosa o vorreste degli articoli in particolare, fatemi sapere. Magari potremo accontentarvi. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e spero che questo making of vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, come sempre, sull'Albero Nero.